192 volti, una federazione. Sono i numeri per vincere o far vincere chi sposerà il progetto della federazione per Lecce e per il Salento. Essere decisivi con un patto d'onore fra uomini liberi in vista delle amministrative del prossimo anno, non solo quelle di Lecce città. Una formula che si ripeterà più volte fra gli applausi durante la convention dell'Hotel Tiziano. Ogni lista ha un responsabile, per Regione Salento Franco De Iaco. Il nostro progetto è valido, proprio l'avversione che si è palesata nei nostri confronti e nei confronti dell'idea che portavamo avanti è stata la dimostrazione che non stavamo sbagliando, che il nostro obiettivo è un obiettivo condiviso da tante, tantissime persone, e quindi questo non faceva comodo a coloro i quali, seduti su una poltrona, sono abituati ad amministrare senza ascoltare il territorio. Moderati e popolari è il giovane volto di Alessio Greco, lista Buccoliero Antonio Buccoliero. Per i leccesi c'è Franco Ruggero. Unione per il Salento ha come coordinatore Giuseppe Tondo e Alfredo Pagliaro per Democrazia Cristiana per le Autonomie. Sei civiche che si federano fra loro creando un'alleanza per il Salento e Lecce. Una firma e una stretta di mano immortalata dai fotografi fra gli applausi dei numerosi sostenitori rafforza il messaggio di Pagliaro. Siamo liberi, uniti e non svenderemo un sogno per un piatto di fagiolini. Un messaggio ribadito con forza anche da Antonio Buccoliero. Al presidente della Regione Salento, Paolo Pagliaro, primus inter pares, affidiamo il compito di rappresentare la voce della federazione per ogni futuro accordo che si apra senza timori al mondo della politica ufficiale, tenendo sempre presente che non baratteremo mai un sogno con un piatto di lenticchia. Affidata dunque a Paolo Pagliaro la regia della trattativa. Un gruppo coeso che non sarà mai minacciato, sottolineano, da alcuna divisione interna. Il percorso sarà deciso a stretto giro dalla base. La corsa solitaria è dunque un candidato sindaco o il supporto a una delle coalizioni tradizionali. Ma la scelta sarà il frutto di un ragionamento interno e condiviso dalla base. Una condivisione che potrebbe spingersi sino alla convocazione di primarie interne. Il nostro movimento si è contraddistinto sin dal primo istante per la partecipazione da parte di tutti i militanti, tesserati, simpatizzanti, ed è quello che faremo. A decidere l'uscita da imboccare nella corsa per la conquista di Palazzo Carafa saranno non solo i 1500 iscritti leccesi al Movimento Regione Salento, ma anche gli iscritti e i simpatizzanti delle altre 5 liste. L'eventuale matrimonio col centrodestra o col centrosinistra non è condizionato alle poltrone ma al programma, dicono. Misurarsi anche prima delle prossime amministrative è presto per dirlo, ma non ci sono preclusioni. Per poter fare una scelta, diciamo, di coalizione, se andare a destra, a sinistra, al centro o da soli, è bene che siano i nostri militanti a farla, insieme oltretutto alle altre liste con le quali abbiamo un rapporto di collaborazione molto intensa. Abbiamo definito dal primo istante un patto d'onore tra uomini liberi. Dunque un percorso comune che porterà dove vorrà il popolo della federazione e che vede per la prima volta insieme sulla scena politica i due fratelli, Alfredo e Paolo. A chi è pronto dall'esterno a innescare polemiche non manca la pacata precisazione dell'assessore Pagliaro. Approfonderò tutte le mie, ma non soltanto iniziative, ma anche le mie capacità di amministratore, così come ho dimostrato in questi anni, per cercare di trovare le condizioni perché non si sprechi questa forza che noi abbiamo messo in campo. Diciamo che è un'arma in più. Lei resta in giunta? Ma io non ho ricevuto assolutamente niente da parte di nessuno. Poi non vedo perché debba uscire dalla giunta. Non ho votato il centrosinistra, non mi sono schierato con nessuna nel centrosinistra. Penso di aver, se è stato sempre corretto con tutti nel mio mondo nel centrodestra, continuo a perorare una causa del centrodestra, continuo a lavorare se il sindaco Perrone lo vorrà, per cui io penso che non ci sia nessun caso politico, salvo che qualcuno ha bisogno di qualche poltrona, a quel punto vedremo.